Dal Vangelo di Luca. In quel tempo, 8 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 2 uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i 2 uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Sorelle e fratelli carissimi, siamo giunti alla 2ª domenica di Quaresima, domenica nella quale il Vangelo è ogni anno quello della trasfigurazione di Gesù. Dobbiamo chiederci come mai la Chiesa ci presenta sempre questo episodio e vorremmo rispondere a questa domanda secondo le regole del buon giornalismo, il quale ci dice che un articolo, per essere ben fatto, deve rispondere a 5 domande. Dove, quando, chi, perché, come. E vogliamo quindi cominciare a rispondere al dove. Dove è avvenuta la trasfigurazione? È avvenuta sul Monte Tabor, un monte della Galilea, alto 590 metri, dove fin dal 200, nel III secolo, c'era una cappella che ricordava questo episodio. Poi, successivamente, i bizantini aggiunsero altre 2 cappelle, per un totale di 3, una dedicata a Mosè, una ad Elia e una a Gesù. Oggi su quel monte c'è un'unica chiesa grande che comprende tutte e 3 le cappelle, quella per Mosè, quella per Elia e la più grande dedicata a Gesù. Questa chiesa di oggi è stata pensata e realizzata da un architetto italiano, Antonio Barluzzi. In essa mi è capitato di celebrare un paio di volte durante i pellegrinaggi fatti con la diocesi in Terra Santa. Quando è accaduta la trasfigurazione? Ci dice il Vangelo di Luca 8 giorni dopo. Siccome nel Vangelo i riferimenti temporali sono spesso molto vaghi, ogni volta che c'è un richiamo preciso dobbiamo porre attenzione a ciò che è accaduto. E 8 giorni prima era accaduto che Gesù avesse annunciato la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione, cioè, per dirla con le parole del Vangelo di oggi, avesse annunciato il suo esodo che si doveva compiere a Gerusalemme. L'ascolto di questa profezia non era stato ben accolto dagli apostoli, i quali avevano cominciato anche a discutere e a litigare fra di loro, e quindi si era creato un clima molto pesante nel collegio degli apostoli con Gesù. E quando Gesù ha chiesto agli apostoli di seguirlo sulla montagna, non era scontato che questo avvenisse. Ed ora perciò rispondiamo al perché Gesù va sulla montagna. Gesù va sulla montagna per pregare, come ci dice l'Evangelista Luca, e per trasfigurarsi. Porta con sé anche 3 dei suoi discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni.
non erano i migliori, anche se probabilmente erano quelli che avevano più ascendente nel gruppo, tanto che Gesù aveva denominato Simone con il nome di Pietro, cioè testa dura, e aveva dato a Giacomo e Giovanni il soprannome di Boanerges, figli del tuono, per il loro carattere impetuoso. Gesù si fa seguire da questi discepoli che meno male acconsentono a seguirlo perché sul monte potessero fare l'esperienza del mondo di Dio, lontano dalla pianura, il mondo degli uomini. Potessero guardare la realtà, le cose e Gesù stesso dalla prospettiva di Dio, con gli occhi di Dio, con il cuore puro, perché solo i puri di cuore vedono Dio, e quindi accorgersi che il modo di giudicare della pianura non è lo stesso di Dio, ma che forse conviene seguire il modo di ragionare di Dio. Qual è il modo di ragionare della pianura? Chi è l'uomo riuscito per la pianura? L'uomo riuscito per la pianura è l'uomo ricco, che ha molti soldi in banca. L'uomo riuscito per la pianura si misura con la cilindrata della sua macchina, con la bellezza della sua casa, con il numero dei like, dei followers che ha sui social, con il seguito e l'importanza che ha in tutta quanta la società. Sul monte, invece, nel mondo di Dio, l'uomo riuscito è colui che segue Gesù, il quale si fa servo di tutti, si mette al servizio di tutti e dona la sua vita per tutti, per amore. La logica del monte, la logica del mondo di Dio è la logica dell'amore. La logica della pianura, del mondo degli uomini, è l'interesse, è la riuscita personale. Proprio stando sul monte, Pietro, Giacomo e Giovanni, pur oppressi dal sonno, riescono a intravedere Gesù insieme con Elia e con Mosè. Elia e Mosè erano due personaggi dell'Antico Testamento che avevano fatto esperienza di Dio sul monte e che erano stati rapiti in cielo al cospetto di Dio, che ora potevano guardare faccia a faccia in modo straordinario. Elia in un carro di fuoco, Mosè, secondo la tradizione riportata da Giuseppe Flavio, accompagnato da un angelo. Infatti, di nessuno dei due personaggi si trovano le tombe sulla terra. Ed essi poi rappresentano la legge, Mosè, e i profeti, Elia, per cui il significato della loro presenza è che tutto ciò che era stato detto nel Vecchio Testamento a proposito del Messia si stava realizzando in Gesù di Nazareth, che non era un Messia potente, che non era un Messia con i muscoli, che non era un Messia secondo il mondo, ma era un Messia secondo Dio, servo di tutti e capace per amore di donare la sua vita, dando a tutti una vita nuova. Sul monte Pietro porta a Gesù una ulteriore tentazione. Rimaniamo qui, è così bello stare su questa montagna a guardare te, Gesù, Mosè ed Elia, con gli occhi trasfigurati, vedendo il tuo viso splendente, le tue vesti sfolgoranti, sfolgoranti come quelle degli angeli che la mattina di Pasqua annunciavano la risurrezione. Pietro propone di costruire tre capanne, che erano per gli ebrei il simbolo della liberazione, perché erano le loro abitazioni durante il percorso del deserto, ma non si rendeva conto di quello che stava dicendo. Ed infatti, mentre lui diceva così, Elia e Mosè spariscono, resta solo Gesù e loro vengono avvolti da una nube. La nube era un altro segno dell'Antico Testamento, segno della presenza di Dio, il quale quasi mai viene presentato come il sole, ma viene presentato spesso invece come la nube, perché la nube proteggeva
gli ebrei nel percorso del deserto, dove il sole invece era fastidioso e creava problemi. Nella nube, infatti, era la vetta del monte Sinai quando Mosè salì per ricevere i 10 comandamenti, e la nube avvolgeva il monte Horeb quando Elia salì, convinto di trovare Dio nel fuoco, nel vento impetuoso o nel terremoto, e invece lo trovò nel vento leggero, nella sottile voce del silenzio. Anche Mosè avrebbe desiderato vedere il volto di Dio sul monte, ma Dio gli disse che non era possibile, gli mise una mano sugli occhi e gliela tolse solo quando lui era già passato, perché Mosè potesse guardare le sue spalle. Questo significa che noi, pur non potendo vedere Dio faccia a faccia durante la vita, dobbiamo guardare le spalle di Dio, cioè riconoscere la presenza di Dio intorno a noi, i segni della presenza di Dio in mezzo a noi, i segni dell'amore, i segni della vita. Da quella nube Pietro, Giacomo e Giovanni odono anche una voce, la stessa voce che aveva parlato nel giorno del battesimo di Gesù, la quale ripete le stesse parole: questi è il figlio mio, l'eletto. Ma ne aggiunge un'altra: ascoltatela, ascoltatelo, fidatevi di lui, dice la voce del Signore. Seguitelo senza timori, anche se sembra chiedervi cose assurde, anche se sembra dirvi cose che non riuscite a comprendere, come appunto di mettervi al servizio e di donare la vostra vita. Se volete effettivamente essere uomini riusciti, se volete essere persone trasfigurate, se volete essere felici e santi nella vostra esistenza, ascoltate Gesù e seguite. Il nostro monte Horeb, il nostro monte Tabor, chiedo scusa, il monte della nostra trasfigurazione è l'altare che ogni 8 giorni noi frequentiamo per la celebrazione eucaristica. È lì che noi possiamo scoprire Gesù che si mette a nostro servizio e per amore nostro si dona a noi come pane. Ed è lì, vicino all'altare, che noi troviamo l'ambone dal quale viene proclamata la parola e dal quale io oggi vi sto parlando, proprio perché voglio mettere in evidenza questa parola che il Padre ha detto: ascoltatelo. Parlando da qui, voglio dire prima di tutto a me stesso e poi a ciascuno di voi che noi in questa Quaresima dobbiamo ascoltare il Signore, partecipare all'Eucarestia ed essere trasfigurati da essa, in modo tale da essere belli, in modo tale da produrre opere belle e buone, cosicché i segni della presenza di Dio saranno visibili anche attraverso la nostra testimonianza.